Oh, ma è la prima volta che gioco sta anomalia, ragazzi. Amici in locanda, Tess? Xire, cos'è a forte qua? Quali sono le build definitive che si giocano con i buddy? Qualcuno ha esperienza? Datemi qualche consiglio. Io andrei di Tess così per non... Dai, dai, Tess va bene. Vediamo che succede. Improvvisiamo. Sì. Bella Marcolino, quanto tempo finalmente al live di sabato che posso vedere. Bella Jake, vi ho fatto una live a sorpresa oggi. Come fa ad essere MMR start uguale a current MMR con due top e una bottom? Perché non mi ha segnato un altro settimo, mi sembra. Beh, raga, ma allora sti buddy, cioè, sti buddy qua sono... Cioè, sono più buddy... Cioè, escono con una frequenza importante i buddy in shop. Non sono rari. E comunque i migliori buddy sono Taverna 2, quindi penso che sia sempre corretto livellare. Cioè, frizzare questo è una consid play. Saliamo e via. Vediamo, vediamo, raga. Io sperimento, è la prima volta per me giocare con i buddy. Non so come sia possibile. Ma quindi tipo AFK potrebbe semplicemente discoverare due buddy. Due buddy al 3. Ovino è un'altra. E perdo con vendimentale, ci sta, è patta. Eccoti. 3-3. 3-3, prenderemo un altro pezzo, penso. 3-3-3-4, tipo. Quanto frequentemente escono i buddy Battle Cry, ragazzi, da prendere l'1-3 e farlo buffare? Questo li prende sempre. Bello questo. E non so se prende l'1-3 o la 3-4, perché in realtà qua è più forte il 3-4. Dal 2, però effettivamente l'1-3 fa presto a diventare migliore del 3-4. Io di base prenderei l'1-3. Non so, 3-4 più solido prendiamo? O l'1-3? Non ci sono Murloc, quindi forse ci sono meno buddy Battle Cryosi. Prendiamo il 3-4 solido. Prendiamo il 3-4 solido, dai. Questo qui. Vai. Non andiamo a buttarci la vita per niente. Tanti pezzi forti, eventualmente li ruberemo con l'HP di Tess. Questo qui credo sia il miglior buddy che si possa prendere alla Taverna 2. In realtà, con ATC fa schifo, ma con questa anomalia dovrebbe essere ottimo invece. Perché effettivamente permette di scalare. Dai, abbiamo pareggiato. Tanto i buddy li compri, quindi anziché discoverarli, quindi lui scala. Allora. Ah. Bruttini questi, eh. Prendo la coppia di Thanatos e basta, penso. Sì. È la 4-1 che golda, non ha senso. Ecco, i ATC credo sia una merda. Non so se sia forte, onestamente. Cioè, quando tutti possono comprare i buddy, andare a prendere l'eroe che discovera i buddy, non so quanto vantaggio tu abbia. Dai, prendiamo la coppia, scacciamo scala del signorino. Ed è proprio fortissimo questo. Se tu parti con due di questi, quanto sei sgravo. Doppio ricognitrice. Mi raccomando, ragazzi, se il video vi sta piacendo, lasciate un like e un commentino tattico. E ci aiuta un sacco con l'algoritmo. Best partenza con questa anomalia. Doppio lupo. Mamma mia, sto pezzo è insano. Ti diventa... Cioè, te lo tieni dentro la partita fino alla fine. Compri qualunque cosa compri, si pompa. Cioè, se devo scegliere un'anomalia dove non vorrei prendere TC, oltre a quella che muori con poca vita, forse è questa. Ha preso la quest, però, eh. Questa è tanta roba, la quest. Il buddy che dà salute è buono, ha voglia. Quello con Taverna 4. Prendo lui. Solid. Non ho neanche guardato, in realtà. Potevo fare HP. Ero contro lui, aveva il 3-2 e il 2-4. Prendevo il 3-2 con l'HP, mi ridava 1-2. Boh. Sì, mi ridava un po' di... Al 4 re, no? Sta gridando di peso. Strano, non aspettavo un monopezzo 7-8. Body di Yogi ci sta. Body di Yogi è l'unico buono che vuoi rubare, probabilmente qua. Oltre a quello di ETC, nel caso in cui tu abbia appunto un bel buddy che ti dà economy. Allora, il 5-4 io me lo prenderei, me lo accollerei questo qua. Non so se sia sbagliato, però boh, non mi sembra male. Farei buddy di ETC, cioè piccolo Keltu. Si potrebbe fare anche discepolo e provare a vedere un buddy al 4. Il 7-4 pompa l'attacco dei pezzi in locanda, grazie a lui. Potrei trasformare Menace in un Taverna 4 e provare a vedere se mi prende un buddy Taverna 4. Che dite?
Non è male sto shopper, non ci sta a buttarlo. Mi esce la brocca, quasi quasi, considerando che abbiamo esattamente tre tribe. Prende la brocca, vendo brocca e prendo piccolo Keltu. Altrimenti si vende il taunt e si prende piccolo Keltu e tenente. Però la brocca non è male. Cosa facciamo? La brocca, prendo Keltu, poi si vende discepolo. Io direi di sì. Alla fine pompare l'attacco. Non so quanto sia forte. E prendo gold. La tasta mi dà tempo. Ho lui da vendere. Faremo tipo level, roll. Il prossimo turno livelliamo sicuro. Sono tutti andati al 4 comunque. Oddio, cos'ha? Ah, per prendere questo, quello dei segreti. Ecco perché. Mi batte. No, non mi batte. Mi è andata bene che mi sono usciti dei badge dei Taverna 1 terribili, asculato. Gli rubiamo tutto, ragazzi, infatti, sono d'accordo. Gli prendiamo duo vivace, piccolo Keltu. Questo si piglia. La maga di strada si piglia. Lui mi dà 1, 2, 3 gold. Quindi potrei prenderlo e rivenderlo in ribase. Cosa si prende e si rivende solo per pompare lui? No? Sì. Oppure lo vogliamo tenere. Vendo 2 vero spiri, cinghiale. Prendo 1, 2, 3. Altrimenti prendo solo 1, 2. Però questi qua sono da vendere in realtà per questi. Non so se voglio prendere un altro piccolo Keltu. Però mi dovrebbe dare la tripla, no? Io prenderei questi 3, ragazzi. Questo me lo tengo in mano. Vendo 1, 2, 3. Perché sennò giocare questo qua level è un'altra opzione. Tipo gioco, potrei vendere body di Keltu, prendere 2 vivace, mettere questo qua e far pompare loro. Però effettivamente la maga di strada dovrebbe essere OP. Quindi dovrebbe essere più forte di questi qua. E di questa combo qua. Cioè di base così giocherei con i body. Allora facciamo così, dai, come ho detto prima. Quindi vendo 1, 2, 3, compro 1, 2, 3. Vediamo dove andiamo a finire, dai. Esplorativo. Tengo questo, vai. Vediamo dove andiamo a finire, non lo so. Lui sta giocando con gli elementari, ha delle stats immense. Però è battibile. Tra l'altro gli possiamo rubare la tripla di piccolo Keltu, mica male. E possiamo rubare la tripla di piccolo Keltu e pure Draccari per sdoppiare con il duo vivace. Quindi penso che ruberemo. Ah, mi triggerà così. No, si prende al 5. I don't know. Vediamo, allora. Ci sai fare. Quindi, io potete... Allora, faccio prima questo. Esattamente ciò che stavi cercando. Posso fare uccello, anziano catabaldo, mi darebbe 1, 2, 3 gold. Prendo Draccari. Se gioco lui, discovero il 5, poi a quel punto vendo uccello, vendo un altro, tengo lui. Ci può stare tenere, però se inizio a vendere forse conviene farlo subito. No, mi sa che vendiamo qua. Allora, facciamo così. Vera candela è dentro noi. Un altro duo. Holy shit. Allora, sempre. Io questo. Prendo il Dracco. Questo è il pezzo da buttare, credo, a parte il 5-8. Rollo. Rollo. Butto via lui. Anche a me non piaceva.
Eccoti una moneta. Questo tripla se stesso. Anzi, tripla Dracco. Si poteva frizzare. Così lui tripla un altro ogni turno. Credo sia giusto, vediamo. Cazzo, lui è devastante. Porca troia, ragazzi, mi fa dai 30 ai 35 danni a turno 8. Ma cos'è? Ma come ha fatto a fare sta build? Ah, con questo? No, come cazzo? Non ha triple, dove li ha presi? Ma stiamo scherzando? Pare che gli rubo tutto a questo adesso. Ho delle reclute fresche fresche per te. Però che cazzo era? Allora. Questo ci interessa? No. Roll. Allora, lui mi deve triplare trombettiere. Prendo due roccia rocca e trombetta. Salta questo. Dracario devo giocare. Vuoi vedere il voodoo mio? È un elementale. Vendo l'altro due, ragazzi, perché tanto questi poi van via. Quindi faccio uno. Salta lui. Due. Prendo 6-7. Chi faccio saltare? L'8-14. L'8-4. Questo mi dà elemental quando ricarico. Non è fondamentale, credo, no? Avendo il trombettiere triplato. Faccio saltare l'8-14. Sti cazzi. Butto trombettiere. Prendo 4 terme e lo tengo in mano. Dite che muoio su turno. Contro il morto di 2-3 turni fa. No, in teoria, no? Faccio saltare l'8-14. Prendo elementale della neve. E poi turno dopo butto via tutto. Allora faccio saltare lui. Questo mi triplo questo, quindi poi facciamo elemental, ok. Questa va triplata, ma non ora, cioè dobbiamo provare a circarla, no? Quindi questo mi tripla lui, poi salta 1 2 3, gioco 1 e tutto e via, dai. L'unica cosa, devo rimanere al 4 con due roccia rock per un po' di tempo. Ah cazzo, è vero che me la dà quasi. Oddio, fortissimo. Pensavo di aver triplare basta, ma effettivamente siamo infinite qua. Insano, ragazzi, insano. Ammazzami il segreto, please. Grazie. Brutto però questo. Dai, ho un segreto in più per dopo. Yes. Allora. Si poteva fare anche separati, Roccia Rock. Però adesso facciamo le vite e va bene lo stesso. Allora. Raga, ma sapete che vi dico? Io faccio così. Già, è stato giusto così. Che cavolo. Anche a me non piaceva. Eccoti una moneta d'oro per il disturbo. E l'oppo aveva elementali. No, prendo questo. E doppio segreto, mi sa. Mi sa che è il miglior pezzo da tenere. No? Doppio segreto. E ciclo gli elementali. Vai. Ah no, questo era da mettere. Cazzo, era da mettere lui. Vabbè, sti cazzi via. Sto 6-4 è insano, ragazzi. È meglio di 59-3. È meglio della 59-3 lui. Però forse lo tengo. Dico, questo è fortissimo. Tolgo la 59-3, ragazzi, vedi? Un segreto si tripla. Lui va tenuto. E sto turno facciamo così.
gli altri, ma faccio il tifo. Dai, devo trovare blocco. Ma quanto sei lento! Ivano è morto. Speravo mi si attivassero di più, non è morto. Adesso non muore neanche. Tengo quello che è da scudo, ragazzi, comunque. Troppo più forte, no? Solo che ormai ho dato troppo strato, testazza maga di strato. Cioè, quello che è da scudo può essere un elementale. Vabbè, lo butto via, ma ormai ho pompato i segreti e teniamo i segreti, sti cazzi. Vai. I tuoi servitori hanno davvero dato tutto. Uno scudo divino, ce ne faremo una ragione. I segreti faranno di meglio. Quindi via. E via, stazzi. Trombetta. Questo si fa? Non so se sta a mettere un'altra tromba. Un diamante combatte per sempre. Mi piace il tuo modo di pensare. Tanto mi sembra di essere. Di averne già abbastanza. Here we go. Mamma mia. Cleave non ce ne stanno, c'è solo il For Reaper. C'è il 7-4 in realtà. Un servitore in meno, una moneta d'oro in più. Io ho anche triplato tra le altre cose. Sono qualcuno con le spine. Assolda pure una di queste reclute. Voglio triplare lui, no? Basta, potevo triplare entrambi. Vabbè, a me. Stava forse triplare subito, sì. Per cercare blocco. Non avevo pensato che scombasse con entrambi. Doppio dorato questo qua, effettivamente è OP. Blocco. Allora, vorrei in realtà unirli, questi qua, e fare un altro trombettiere. Bisognerebbe dare tanto anche a loro, sì. Intanto ragazzi abbiamo pure blocco, ora direi che andiamo al 6. Così possono uscire pure altri roccia rocco, pezzi che scudano. Diciamo block. Ciao Gigino. Ma dove? Ma sto cappa dorato, ragazzi, è presente su Twitch tutt'oggi. Comunque, non avevo visto. Grazie mille a Silarro per la prima sub. Benvenuto anche qua su Twitch. Grazie mille. Ero preso da la montagna di stats che stavano. Aspetta, ma l'ho a tripla. Dopo ragazzi c'ha la tripla, lo tripliamo sto maga, la maga. Allora facciamo così, facciamo prima questo. Faccio che prendo lui. Lui, e faccio così. E triplo. Esattamente ciò che stavi cercando. Niente. Vogliamo pompare il fuoco brado o pompiamo l'ala? O gioco semplicemente un'altra tromba? Gioco un'altra tromba. Cioè questo è vero che può essere un bel clivozzo. Però la tromba fa più statistiche e si può triplare, tromba. Vai. Questo ci sta tenendo per sé, verso la fine. Oh, me l'avevo già citata.
Eccoti una moneta d'oro per il disturbo. Deo. Stai andando bene. Ragazzi, vogliamo prendere il trombettiere? Non so se lo voglio prendere. Cioè, in teoria il trombettiere lo voglio scudare, lo voglio trovare con... lo voglio tipare con lo scudo. In teoria, no? Non senza scudo. Quindi non lo prendo. Siamo presi praticamente 30 bombe in faccia da questo, poi gli abbiamo rubato tutto e ora abbiamo la sua build ma nettamente più forte. Perché avevamo due vivace della carica, aspettavano solo di essere... di ricevere un bel pezzo. Quindi via, si gioca ora. Lui è Mac, ma... oh. Discover, cosa si fa. Allora, via. Reaper, holy shit. Allora mi sa che si fa. Aspettate un attimo, facciamo 1, 2, 3. Faccio saltare lui. Lui. Così, voglio il Reaper, voglio pompare il Reaper 8. Allora, appunto prendo anche roccia rock. Mamma mia. Devo solo stare attento a non vendere il pezzo sbagliato. Eccolo. Assolda pure una di queste reclute. Sempre meglio avere qualche servitore da giocare. Vi auguro una giornata glaciale. Grazie mille, Nice Trip, per la sub con Prime. Mi riesci ad attaccarmi più scarso due volte? Devo dare taunt a questa. Cazzo. Anche perché lui mi sta inculando qua quei segreti. Forse ne ha un altro che mi attacca, mi spacca questo. Vinco lo stesso, vince lo stesso in teoria. Però effettivamente devo dare urgentemente taunt a questa. Andò a infinite gold, quindi taunt lo troviamo. Anche taunt è quello che effettivamente riesco a dare a taunt a tutto, così riesco magari a mettere anche modulo a fuori iper. Minchia, il body di Sylvanas. Proprio il body di Sylvanas è proprio per esagerare. Che si fa poi su maga di strada. Alla fine sono tutti pezzi buoni quelli che abbiamo. Cioè, a meno che non vogliamo mangiarci un trombettiere. Quanto abbiamo pure blocco qua. Overscaliamo come dei matti. Raga, la faccio questo. Possono succedere disastri. A fare la ruota di Yogg. Perdo semplicemente un sacco di tempo e basta. Roll. Ne avevate quasi
Io qua devo solo fare stats. Guarda, un bel taunt. Meglio assoldare una regola che qualcosa. Anche a me non piaceva. Eccoti una moneta d'oro per il disturbo. Eccolo. È un bel modulo. In realtà ora devo solo fare delle grand stats. Tipo le selfless potrebbero prendere. Ho tutto triplato, non posso sfruttarlo. Chiudere qua e copiare il testo dei segreti era meglio. Poso tutto, ragazzi. Questa stramega perso. Allora, Elementals. Tra l'altro sono rimasto pure coi segreti, poi non so cosa sia successo. Ma dobbiamo solo farlo più grosso di lui. Un servitore in meno, una moneta d'oro in più. Una moneta d'oro per il distrutto. Bello modulino. Solda pure una di queste repute. Mi piace il tuo modo di pensare. Un diamante. In realtà questo qui. Vai. Via, let's go. C'è la festa. La festa è già iniziata da un bel po', in realtà non comincia la festa. Come vogliamo chiudere qua, ragazzi? Prendo le selfless. Copio la tizia dei segreti. Anche a me non piaceva. Eccoti una moneta d'oro per il destino. Firez. Dal secondo che esce. Fa solo per. Mi fa solo perdere tempo. O cerco le selfless qua con questo infinito gold che abbiamo. E poi così infinito non è. Ma credo di sì, io credo di volere selfless. Affronti me, affronti il mare. Un diamante. Questo, oddio. Dov'è il tuo biglietto, tesoro? Insano questo qua. Oh. Ci avevo mica pensato che c'era anche lui. Meglio di selfless. Madonna. Chiudo con questo. Per quello devo rollare, do scudo anche qui. Tutto molto bello. Regolamento di conti. Sì, per il prossimo fight devo pensare con cosa chiudere in realtà. Ma comunque sono con blocco. E sono infinitamente più forte di tutti questi. Cioè adesso lui mi sta attaccando così. Tanto si attiva prima scissa del suo effetto. Redemption. Vogliamo resettare? Dai, che adesso chiudiamo. Non presto. Possiamo fare potere per prendere tutti gli elementali. True. In realtà non ci interessano particolarmente. Nel senso che venderò gli elementali che ho. Nel frattempo rollo.
per cercare il buddy che dà scudo, cerco di dare da scudo anche a trombettiere. E poi vabbè, si potrebbe prendere Selfless, oppure quello che copia Battlecry e il Dreadstrato e copiare lui. Oppure un semplice pezzo scam finale, può chiudere con quello lì. Non male. Questo ci può stare, Rol. Meglio assoldare una recluta finché puoi farlo. Un po' di stats. O poi elemento, non so se le stats servono o meno, comunque noi ne facciamo. Vediamoci queste carte da mano. Questo tra l'altro può goldare un amico anche in locanda. Se proprio vogliamo. Una moneta d'oro in più. Assolda pure una di queste reclute. In generale l'amico, quello che fa biglietto, è quello che vorremmo adesso. Da goldare. Questo non serve roll. Quello di Sylvanas, secondo me è un overkill, non lo voglio prendere adesso. Roll. Sì, mi chiude col 3-3 che ho venduto. Ho città a tenerlo. Vediamo se riesce a stare in testa alla classifica. Ma come potete vedere, ogni mio pezzo è più grosso dei suoi. Che è successo? È successo che il gioco è esploso, ma noi abbiamo vinto e quindi ora non ci farà riconnettere. Olè! Sì, buddy di Sylvanas non l'ho preso. In realtà si poteva prendere... togliere le stats dell'ultimo trombettiere, tipo dorarlo, e credo che lui avrebbe dato tipo il doppio delle stats agli altri pezzi. In realtà sì, ci poteva stare farlo. In realtà io qua stavo cercando più che altro i pezzi scudati, quindi stavo trovando cercando il buddy del 6-4, il buddy di Bigliettus per dare scudo. Però si poteva fare anche Buddy Sylvanas. Praticamente col Buddy Sylvanas tu mangi un pezzo e dai le sue stazze a quelli a fianco. Va bene. Beh, questa è sicuramente una partita che potrebbe finire su YouTube. Hai vinto l'ultima partita in modalità battaglia. Dai.